17:45 minuti, torniamo alla DEAR dove Elena Carbonari e Rossella Diaco stanno insomma, coinvolgendo un po' tutti, anche su Raiso Radio, quelli che appunto partecipano a questa importante maratona. Facciamoli diventare grandi insieme. Elena, Rossella. Sì, ci sono tanti amici che esatto. continuano a farci visita, che ovviamente sono protagonisti della maratona Telethon. Esatto, e allora dalla ricerca alla musica, accanto a noi Marcello Cirillo e Demo Morselli, benvenuti ai microfoni di Isoradio. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, allora, allora anche no, voi sentivano sarete... le notizie del grande raccordo sì. anulare, no, disperati. No, ma lui è legato alla 14, al Roncobilaccio. Roncobilaccio, e poi voi sapete perché. In realtà è la 1, Roncobilaccio, Conoscete voce? Questa voce? Grazie Alessandro, anche lui qui Alessandro De Gerardis. Sentivo la nostalgia. Esatto, molto la nostalgia. Allora ragazzi, voi sarete ospiti questa sera a Telethon dalle 19 su Rai 2, giusto? Sì. Confermate. Accendiamo. Siamo ospiti con la nostra orchestra, faremo come al solito una nostra performance che ci contraddistingue con brani secondo me ultra popolari ma molto belli, molto coinvolgenti. Qualche accenno? Sì, dunque faremo, siccome noi portiamo in giro adesso un progetto, si chiama Tuo fa l'americano, sì. che parla degli italiani che hanno fatto grande l'Italia, progetto teatrale, quindi canteremo e suoneremo Tuo fa l'americano o Sarracino, ovviamente. Non ce lo ricordiamo come fa? O Sarracino, ah. O Sarracino. Ok. E basta, e poi quando del maestro Tony Renis che fa? Dimmi quando tu verrai. Ecco, hanno buttato la radio, Rossella. Ecco, queste sono le tre canzoni, le tre performance che faremo. Hai detto anche la buonasera signorina, l'hai detto? No, perché non lo faremo. Però sarà nello spettacolo. Bene. Uno spettacolo teatrale con una grande orchestra e... Beh, insomma, il 2023 vi ha visto particolarmente impegnati, fortunatamente con grandi spettacoli sold out quasi in tutta Italia. Quasi in tutta Italia, siamo molto felici e molto contenti. Oggi siamo qui, io per anni insieme a tutta la squadra di Guardia abbiamo condotto Telethon, quindi sono stato sempre presente in questa mission importante di noi italiani, che poi si parla sempre male dell'Italia, ma alla fine, come vedi, quando si fanno cose così importanti, l'italiano si mette le mani in tasca, una mano sul cuore, chiama 45510 e fa quello che deve fare. E quindi portando la buona musica italiana con l'allegria che vi contraddistingue, inviterete tutti a donare. Certo, 45510, quindi non siate avari, donate, perché c'è sempre bisogno di un aiuto, specialmente quando si tratta di aiutare delle persone che hanno delle malattie rare, malattie che sono pressoché sconosciute. Io ho anche amici che hanno queste patologie e mi hanno proprio chiesto: ma tu che vai lì puoi fare qualche cosa? Sì, farò di tutto per convincere gli italiani a donare qualche cosa in favore di questa ricerca. Non dobbiamo lasciare nessuno indietro. No, assolutamente. E allora, siccome l'abbiamo chiesto anche a tutti, adesso sì. Vi tocca anche a voi dirlo in musica. Tirate fuori voi questo. Un brano, qualsiasi in musica. Cosa, in musica, il numero da digitare per la donazione. Decidete anche uno dei tre brani che hai appena citato. 45510 dona 100 euro. Perfetto, ci piace. Grazie ragazzi, Marcello Cirillo, manca e Devo Morselli. Alessandro. Ciao, linea allo studio. Grazie, ciao. Ciao, a tutti, dopo. Ciao. Verrai.